Ciao a tutti quanti e benvenuti in questo nuovissimo video di Mario più Rabbids Kingdom Battle, la storia principale. Allora raga, nella scorsa puntata che cosa abbiamo fatto? Abbiamo incontrato una tipa chiamata Madame Burastella, qualcosa del genere, che ci aveva detto dove trovare più o meno, dove si trova la seconda reliquia della virtù. E noi in questa puntata dovremo appunto andare a trovarla, andare a cercare questa reliquia appunto. E oggi ovviamente completeremo in questo capitolo. Sconfiggi 8 nemici. E ci sono questi due cosi. E c'è pure questo. Il bubusettete. E iniziamo subito. Facendo il primo attacco è scivolata che non può farlo. Perché di solito quando si colpiscono appunto questi qua inseguono cose. Ecco, e non lo raggiunge perché appunto, però nel suo turno ho una gran paura che lo raggiungerà. Bene, sta facendo una tattica a caso. Cerchiamo di non far rimanere, ecco adesso sta molto vicino a Mario purtroppo. Ecco, già lo sta guardando malissimo. No, non l'ha fatto fuori. No, raga. Pure. Ecco. Vabbè, questo qua non fa niente. Ah no, aspettate. Ah no, aspettate, c'è il critico rimbalzo. Vabbè, visuale che si vedeva malissimo. Vabbè, adesso questo qua camminerà tantissimo. Non si è capito niente. Vabbè. Aia. No. No, no. Già perdere a Mario, no. E sta pure apparendo un altro. Come no? Cioè, guarda, ti ha sfottato praticamente la... Però si è avvicinato tantissimo. Che fortuna, non ha preso da Bin Mario per il 50%. Che fortuna, raga. Arrivano altri due. No, ma adesso quello là va a colpire da Bin Mario. Quello là che adesso è a passo. Ah no. Meno male. No. Wow, ma quanto posso colpire lontano il bubusettete? Cioè, proprio lontanissimo! Innanzitutto Mario fa la scivolata, niente, perché appunto la puoi fare. E Mario, allontanati immediatamente da questo. Perfetto! Così adesso è ancora più lontano. Vabbè, si avvicina giusto un po', però così almeno se ho un altro pitch riuscirà a prenderlo. E lo facciamo pure fuori. Cioè, un turno solo facciamo subito fuori questo. Ma no, ma non è giusto però che si mette dietro. Vabbè. Aia, devo andare a curare assolutamente a coso. C'è Mario. C'è ancora questo. Vabbè, questo qua non dà fastidio per il momento. No! Ma perché? Perché? Perché deve sempre andare a finire così? ...134 di danno però. Si avvicinerà soltanto però non colpirà. Aia, però colpisce questo.
O faccio fare un rischio a Baby Mario, come sempre, ma perché devo sempre fargli fare i rischi? Bene, abbiamo risolto la situazione. No, come? Ah, ecco, adesso perché appunto c'è questo qua che adesso... Ah, no, non attacca. Allora, quindi perché l'ha avvicinato la Baby Mario? Ci provo a caso. 145 di danno. No, perché l'ho fatto? Ho sbagliato. Forse magari pure Bubusette prima aveva sbagliato, perciò quindi ho fatto praticamente il suo stesso errore. Colpiamolo. E abbiamo finito la battaglia. Abbiamo fatto. C'è proprio appena. C'è proprio appena. Raga, P-E-N-A. C'è proprio. Madambo la stella. Vabbè, almeno l'argento. Là, vicino alla fontana, è un bue o un palloncino? Sarebbe un palloncino bue, è la reliquia della virtù mancante. Mettiamola sul piedistallo e c'è una scorciatoia là dopo la fontana. Ah, si apre da sola. Bene, ovviamente dovremmo andare a portarla davanti alla reliquia della virtù. Andiamo avanti. Qua c'è una specie di microscopico puzzle. Super utile, easy. Ah, e qua c'è un altro puzzle. Ah no, basta semplicemente spostare i blocchi così. E siamo ritornati di nuovo davanti a questo cancello che non si apre. Pronti, raga? Pronti? Partenza? Via! Voilà, le nostre preghiere sono state ascoltate. Ora il cancello lunare dovrebbe spalancarsi. Ho detto voilà. Non si apre. Ma avrebbe dovuto aprirsi. Perché non si è aperto? Abbiamo fatto la nostra parte. Abbiamo ritrovato le reliquie della virtù. Ancora a dire quelle cose. Perché non si è aperto? Non si fa così, non è giusto. Che succede? Perfetto, quello è il cancello sbagliato. Magari c'è un numero verde da chiamare. Ah, il nostro anonimo benefattore ha scelto di nuovo il momento migliore per venirci in soccorso. Imbranati, probabilmente mi sentite scoraggiati e non ne faccio una colpa. Anch'io lo sarei nei vostri panni. Il cancello lunare non può essere aperto solo, può essere aperto solo una notte di luna piena, altrimenti se non si chiamerebbe così, ovviamente. Peccato sia già passata, ma tranquilli, so come farla tornare. Incamminatevi su quel sentiero assolutamente non spaventoso che troverete dietro il cancello che si è appena aperto. Tutto andrà per il meglio e non verrete uccisi, promesso. C'è qualcosa che non mi torna in questo messaggio, ma non saprei dire esattamente cosa. Forse Madame Westella ha tralasciato qualcosa nella sua predizione. Forza al cancello. Ecco, e praticamente abbiamo il capitolo mini boss. La Yoshi! No, che succede? Sei fuso da Baby Yoshi. No. Ma che succede agli Baby Yoshi intanto? Agli occhi. Ah, una sorta di scudato pure questo qua. Siamo tutti scudati. 1100 di vita. Cioè, stiamo scherzando. E respinge i nemici. Poi il palo portatile, la granata. 131 di danno, davvero tanto. Lo facciamo fuori, raga. Già primo turno. Vabbè, ma il nostro obiettivo non sono questi nemici, è questo. Che tiene da Biyoshi. Che già è stranissimo e fa un po' paura, inquietudine da Biyoshi. Bene, ma questo qua.
Allontanato Peach. C'è il mid boss. Il mid boss. Il coso. Ma che faccia fa? Ma che faccia fanno? Pure la Baby Yoshi. Ma questo qua non lo so se allontanerà di nuovo tutti quanti. Qua però lì stiamo facendo una serie di danni, cioè stiamo andando benissimo. No, però sta ammazzando la Baby Mario. No! No, raga! No! Raga! Incredibile, davvero pure con i mini boss dobbiamo perdere. Cioè pure con questi. Ci vedremo più o meno prima quando sta di nuovo a 400. Bene, allora. Aia, l'ha allontanata tantissimo Peach. Poi adesso si prende una serie di danni e siamo di nuovo a 400. E mo ci sono questi. Cioè, ma questo qua è lontana sempre. E finalmente Peach può curarsi. Ottimo, raga. 9494. No, raga, non penso, perché il boss sarebbe praticamente sarebbe già scomparso. Aia. No. 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 Ecco, c'è proprio preciso. No. Raga, non ce la faccio più. Cioè, voi vi rendete conto? Questa qua è la seconda volta che perdo questa battaglia. Ci vediamo dopo. Raga, ce l'ho finalmente fatta. Adesso questo qua sta di nuovo a 47 di vita. Però i miei personaggi non è che non stanno granché, perciò quindi potrebbe sempre succedere qualcosa di strano tra un momento o l'altro. Però secondo me adesso lo facciamo fuori. Forza, raga, fatto fuori! Vabbè, fa il suo giro a caso. Ma no, ma come utilizza la Baby Yoshi per cercare di togliere il fuoco? Ecco fatto. La Baby Yoshi è un po' pazzo, secondo me. Decisamente troppo. Fiu. Benvenuto nel nostro allegro gruppetto. Chiunque decida di unirsi a noi per aiutarci a riparare, a riportare alla normalità il regno dei funghi è il nostro amico. Però questo qua è un pochino... ha dei problemi mentali, secondo me, la Baby Yoshi. Però il Yoshi normale non è così. No, assolutamente no, raga. Yoshi normale dovrebbe essere completamente diverso rispetto alla Baby Yoshi. La Baby Yoshi entra in squadra. Raga, però è la prima volta che fa vedere così le cose. Spagli il dolore. Sparpagli ai nemici di facilità il contrattacco degli eroi. Dante scivolante colpisce fino a 5 nemici in un colpo solo. Ok. Ah, così ci fa vedere tutte quante le novità in un... subito. Ah, ok, raga. Praticamente così il gioco non era così prima. Prima faceva vedere cose in modo più diverso, adesso le fa vedere diversamente. E nuove armi disponibili.
Così possiamo vedere tutte quante le cose con calma, ecco. Bene, raga, troviamo il prossimo capitolo e stoppiamo, ovviamente. Minigioco! Wow, giusto in tempo, raga. Il tempo sta quasi per finire. Ed ecco qua il prossimo capitolo, raga. E già vedo che tipo inizia subito con un puzzle in questo posto bruttissimo. Bene, effetto, raga. Spero davvero che questo video in Mario più Rapid Kingdom Battle vi sia piaciuto. E ciao!